Vincitore dell'Isola dei Famosi, ecco chi è in vetta alla classifica. Oggi, 9 aprile 2018, verrà trasmessa su Canale 5 la semifinale del Cancelletto Isola dei Famosi. La settimana scorsa è stato decretato il primo finalista del gioco, ovvero Cancelletto Amaurice Perez, che è uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. A due settimane dalla finale, le quote per scommettere sul naufrago vincente sono cambiate e si potrebbe dire che abbiamo già il possibile vincitore. Scopriamo insieme quali sono i finalisti e l'andamento delle quote pubblicate da SNAI e Eurobet. Il vincitore o la vincitrice, chi sarà? La gara per il favorito come prossimo vincitore dell'Isola dei Famosi è contesa tra due naufraghi, Amaurice Perez e Cancelletto Alessia Mancini. Quest'ultima si trova al televoto insieme a Jonathan Cascianian e questa settimana rischia di essere la prossima eliminata della puntata. Come andrà a finire questa nomination? Intanto è stata pubblicata la classifica ufficiale delle quote aggiornate SNAI e Eurobet, scopriamo insieme chi è il favorito dal pubblico Mediaset. Al primo posto troviamo Alessia Mancini, quotata 300 per SNAI e 300 per Eurobet, Amaurice Perez, quotato 300 per SNAI e 400 per Eurobet, Francesca Cipriani, quotata 400 per SNAI e 400 per Eurobet, Bianca Zei, quotata 600 per SNAI e 500 per Eurobet, Nino Formicola, quotato 600 per SNAI e 4.50 per Eurobet, Jonathan Cascianian, quotato 800 per SNAI e 3.50 per Eurobet, Rosa Perrotta, quotata 5.000 per SNAI e 2.100 per Eurobet. Anticipazioni puntata 904. Durante la 12ª puntata del reality, Amaurice Perez riceverà una sorpresa proveniente dal suo passato e dalla sua terra di origine, Cuba. La conduttrice Alessia Marcuzzi, in collaborazione con Mara Venier e Daniele Bossari, intervisterà l'ultima naufraga eliminata che attualmente è stata vittima di un gossip che potrebbe compromettere il suo rapporto e il futuro matrimonio con il fidanzato. Stiamo parlando di Elena Morali, futura moglie del comico di Colorado, che potrebbe averci provato con Marco Ferri durante la sua permanenza sull'isola. Dopo circa due mesi e mezzo, i concorrenti potranno finalmente guardarsi allo specchio e vedere il loro cambiamento. Stefano De Martino comunicherà ai naufraghi ancora in gioco che presto dovranno lasciare l'Honduras, ma non prima di aver superato la prova ricompensa, dato che la diretta della finale verrà trasmessa direttamente dall'Italia. Siete pronti per una nuova puntata e per scoprire chi sarà l'eliminato di questa sera?